quando si dice per uno scherzo del destino, e questa volta il destino ha deciso di tirare un gran bel scherzetto natalizio inserendo Roma-Lazio all'ultima giornata. La partita è talmente importante e sentita anche a livello giovanile, tanto da richiamare centinaia di tifosi sulle tribune del centro sportivo Fulvio Bernardini. Per parlare di questa sfida basterebbe dire che si tratta del derby di Roma, una partita che non è e non può essere uguale alle altre. Ma se ci mettiamo che si affrontavano la prima e la seconda della classe, che la difesa giallorossa è la meno battuta del campionato e che l'attacco biancoazzurro è il più prolifico, allora il cerchio si può considerare definitivamente chiuso. Per i due tecnici le scelte sono totalmente opposte. Di Livio schiera i suoi col 4-2-2-2 di brasiliana memoria. Le due punte sono Montini e Scardina, mentre Spirito e Cannone sono chiamati a creare la superiorità numerica sulle fasce. Mariano invece si copre un po' di più, un 4-5-1 difensivo che in fase d'attacco si trasforma ad albero di Natale puntando tutto sulla velocità di Trombetta e sul sacrificio di Rossi e Ceccarelli. E proprio per arginare Trombetta, Di Livio richiama Sini dagli allievi nazionali. La gara è così tesa che i 22 in campo pensano soprattutto a coprirsi e a studiarsi. La Roma è padrona del campo, ma questo dominio territoriale non produce molto in fase realizzativa. Anzi, le occasioni più importanti giallorosse arrivano su due errori difensivi bianco-azzurri. Al 20° Lovotti chiama il pallone, poi si ferma a metà strada, ma per sua fortuna Montini non inquadra lo specchio della porta. L'altra occasione romanista arriva al 33° quando sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla attraversa tutta l'area di rigore ed è deviata in angolo da un difensore laziale. Se queste sono le uniche azioni dei ragazzi di Di Livio, per la Lazio c'è da segnalare solo questo tiro di Trombetta al 22°. Nella ripresa la musica non cambia, il gioco non decolla se togliamo i primi 10 minuti di gioco. Dopo appena 35 secondi Montini e Scardina non riescono a sfruttare un cross di Spirito, con la Lazio che si rifugia in angolo. Sull'angolo seguente Scardina prende bene il tempo, ma la sua incornata trova solamente un altro corner dal quale Di Gioacchino non riesce a far meglio di così. Il derby sembrerebbe essere favorevole alla Roma, che comincia a sfruttare la supremazia territoriale, invece la Lazio la prima vera occasione la castiga. I giallorossi perdono palla a centrocampo, Ceccarelli salta un avversario e fa partire dal limite un sinistro preciso che si infila sotto il setto opposto. Per il numero 10 la gioia è incontenibile, sicuramente anche Mariani gli perdonerà la munizione gratuita presa per essersi torto una maglia e che lo costringerà a saltare la prima del nuovo anno perché è diffidato. La Roma sembra scossa, la Lazio prova ad approfittarne al 10° contropiede portato dal velocissimo Trombetta che salta De Prosper e si scocca un destro secco sul quale Coletta deve fare gli straordinari. Di Livio le prova tutte, fuori Montini, Scardina e Cannone per Severini, Alessandrini e Viviani, ma il derby stranamente non decolla. La Lazio si arrocca dietro puntando sul contropiede, la Roma invece non riesce a scardinare il fortino bianco-azzurro. L'ultima vera emozione arriva solo al 39° quando su una punizione di Viviani i giocatori giallorossi reclamano con un calcio di rigore per un presunto fallo di mano. I 5 minuti di recupero non servono a molto, il derby va alla Lazio, l'aggancio in testa è arrivato. Con il nuovo anno si dovrà rifare tutto da capo, ma la scena più bella è questa, giocatori, allenatori e dirigenti di entrambe le squadre che si stringono la mano e si fanno i complimenti, scene che purtroppo nel calcio di oggi non se ne vedono più.